Il montaggio delle tapparelle avvolgibili a lamelle orientabili richiede che vengano seguite delle precise istruzioni per evitare rotture e danni accidentali sia durante le fasi di imballaggio e disimballaggio che durante la fase di posa. La procedura di installazione è differente a seconda del tipo di cassonetto nel quale il prodotto verrà installato. Possiamo distinguere tre tipi di cassonetto attualmente sul mercato. Il tipo A è quello a dispezione interna. Il tipo B, quello a dispezione esterna. E il tipo C, a dispezione frontale. Tuttavia, prima di mostrare nel dettaglio le procedure, è fondamentale osservare come deve essere imballato, trasportato e disimballato un telo in sicurezza per evitare danni come quello qui mostrato. Il Pluriball, di cui stiamo vedendo l'applicazione sul telo, è di fondamentale importanza perché consente di proteggere da possibili graffi le stecche a contatto tra loro quando il telo è avvolto e, successivamente, un inserimento fluido e sicuro del telo durante il suo primo inserimento in guida. È consigliato l'uso di una striscia di Pluriball da 50 cm, posta sulla faccia esterna del telo, così come mostrato. Le protezioni poste alle estremità del prodotto sono un ulteriore elemento di protezione e insieme al Pluriball completano l'imballaggio sicuro del telo. Durante queste fasi è inoltre molto importante evitare di posizionare in modo sbagliato il telo durante gli spostamenti, in quanto potrebbe subire danni in seguito a piegature o torsioni scorrette. Se poggiato a terra, è necessario assicurarsi che siano presenti le protezioni. Passiamo ora a mostrare le fasi di montaggio del telo nei diversi tipi di cassonetti. È innanzitutto fortemente consigliato di dotarsi degli attrezzi e degli accessori giusti, in particolare le staffe, ed eventualmente gli inviti qui mostrati, forniti su richiesta insieme al prodotto, e due spessori in legno. Cassonetto A. Questa tipologia di cassonetto è definita a dispezione interna, in quanto l'accesso al rullo e ai motori è consentito dal basso, dalla parte interna. In questo caso è consigliato l'uso delle staffe che abbiamo mostrato all'inizio, perché sostengono il peso del telo durante la fase di posa facilitandone i movimenti, e del Pluriball, che ne consente uno scorrimento fluido. Con il telo in sede, il Pluriball viene rimosso e vengono effettuate le prime verifiche di funzionalità. Il cassonetto di tipo A prevede che al suo interno sia già installato il rullo, al quale il telo viene agganciato tramite le corone, la parte in plastica nera che viene fissata con le viti. Se il telo fosse completamente adagiato sulla soglia, sarebbe difficoltoso raggiungere le viti per il serraggio delle corone. Per questo vengono utilizzati degli spessori in legno che tengono il telo leggermente sollevato, quanto basta per un fissaggio agevole dello stesso al rullo. Con il fissaggio del telo sul rullo viene anche effettuata la regolazione del fine corsa del motore, per evitare che la pressione prolungata del comando elettrico possa portare il telo fuori dalle guide o a un avvolgimento innaturale dello stesso che causerebbe la rottura dei moduli laterali. Con il telo completamente montato nella sua sede e fissato al rullo, vengono effettuate le verifiche definitive dei movimenti di scorrimento e di apertura-chiusura. Cassonetto B. Questa tipologia di cassonetto è definita ad ispezione esterna, in quanto l'accesso è consentito sempre dal basso, ma dalla parte esterna. Le procedure di disimballaggio e trasporto rimangono invariate. È l'unica tipologia di cassonetto che non prevede che il rullo sia preinstallato prima del posizionamento del telo, ma successivamente. Questo perché il telo va installato inclinandolo, come stiamo vedendo, e un rullo preinstallato impedirebbe questa operazione. Per lo stesso motivo, il cassonetto B è anche l'unico dove non è consigliato l'uso dei ganci visti in precedenza. Anche in questo caso, comunque, il telo viene dispiegato e il Pluriball rimosso. Il rullo viene ora preparato per il posizionamento. Per il cassonetto B viene utilizzato un rullo telescopico, che necessita di un'ulteriore sezione di rullo per riportare la parte telescopica interna allo stesso diametro per corretto fissaggio della corona. Anche in questo caso viene effettuata la regolazione del fine corsa del motore e successivamente le verifiche di funzionalità. Cassonetto C.
questa tipologia di cassonetto è definita ad ispezione frontale, in quanto consente l'accesso dalla parte, appunto, frontale. Questo cassonetto, come quello di tipologia A, prevede il rullo preinstallato al suo interno ed è quindi auspicabile l'uso delle staffe. Gli accorgimenti per il disimballaggio e lo spostamento del telo rimangono invariati. L'accesso frontale facilita l'operazione di dispiegamento e il fissaggio delle corone a rullo segue la stessa procedura del cassonetto A, così come la taratura del fine corsa del motore. Seguono le consuete verifiche di funzionamento. Raccomandiamo di eseguire queste operazioni seguendo i consigli in modo rigoroso, poiché il prodotto inserito correttamente nelle apposite guide potrà funzionare in modo praticamente illimitato, essendo stato testato con 4.000 cicli di apertura, pari ad una vita media del prodotto di 15 anni. Continuate a seguire Movimenta per ulteriori guide e informazioni sui prodotti.